Antonio Prudenzano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontare. Grazie. Per raccontare un'anticipazione rispetto al Salone del Libro della sua 29esima edizione. Il libraio.it è un punto di riferimento importante per chi vuole capire, comprendere, per chi vuole anche semplicemente curiosare tra le novità. Il libraio.it a Torino presenta veramente un parterre molto importante in questa edizione. Sì, sarà la nostra prima volta. Il sito internet legato alla rivista Il Libraio è online dal novembre 2014, in questi anni è cresciuto, abbiamo pensato fosse giunto il momento di crescere ancora e di provare anche a organizzare degli incontri in una delle manifestazioni più importanti per il mondo del libro in Italia, il Salone del Libro. Quindi avremo un grande stand nel padiglione 2, dove ospiteremo ogni giorno 5-6 incontri e gli ospiti in totale saranno una novantina. La cosa che ci tengo a dire è che tutti gli incontri avranno un filo conduttore, non saranno delle tradizionali presentazioni di libri, che già ce ne sono tantissime al Salone, ma abbiamo provato a fare degli incontri diversi, sperimentando anche dei format nuovi, e tutto sarà legato intorno al tema della lettura e della sua promozione. È un tema per me fondamentale, di cui ogni giorno parliamo sul sito, e in questo caso abbiamo pensato di proporlo in modo nuovo anche dal vivo con il pubblico del Salone. In modo nuovo per il pubblico del Salone, che è preso da mille e una possibilità, allora deve essere giustamente attratto da elementi di incuriosenti, particolari, e quali saranno gli elementi su cui voi farete leva per la vostra presenza a questo Salone, Antonio Prudenzano? Abbiamo pensato di proporre dal vivo una rubrica che da qualche mese vive in rete sul Libraio, che si chiama Letture Indimenticabili, in cui ogni settimana scrittori, ma non solo, anche figure come i librai, i bibliotecari, gli editori, raccontano qual è stata la lettura che nella propria vita ha rappresentato un punto di non ritorno, uno dei libri più importanti della propria vita. E in questa rubrica vivrà al Salone in incontri in cui più autori e non solo parleranno, condivideranno col pubblico una lettura indimenticabile della propria vita. Ci è sembrato anche un modo per far rivivere empaticamente tutto ciò che la lettura rappresenta nelle vite delle persone, un momento proprio di condivisione tra autori e lettori. Qual è la sua lettura indimenticabile? Questo per preparare l'incontro al Salone in realtà ho dovuto leggere tantissime novità uscite in questi mesi, però ultimamente sto riscoprendo un autore come Pier Vittorio Tondelli e ho riletto Rimini e Biglietti agli amici, e quindi è stato anche interessante provare anch'io questa esperienza di rileggere dei libri che sono stati importanti nella mia vita. E la citazione e il ricordare Pier Giorgio Tondelli è un fatto sempre importante, perché non è mai abbastanza conosciuto, mai abbastanza riconosciuta la sua forza di scrittura, e il Salone del Libro rappresenta un motivo per andare incontro alle novità, ma rappresenta anche un motivo, un pretesto, una possibilità molto forte nello scoprire libri che hanno anni alle spalle, che sono giustamente importanti da leggere, da tenere con sé. È uno di questi, l'obiettivo dei nostri incontri è appunto quello di far scoprire magari ai lettori anche autori poco conosciuti che però sono autori importanti, e se sono gli scrittori stessi a parlarne tutto può essere più efficace. Ecco perché spero che servano davvero questi incontri a far scoprire ai lettori che verranno allo stand del Libraio, al Salone, delle letture importanti, delle letture che vanno riscoperte. Ho scoperte per la prima volta, quindi questo è importante. Poniamo l'attenzione sul sito libraio.it. Ecco, sì. Per chi non conoscesse questa realtà editoriale, che cosa racconta? Il sito ogni giorno propone articoli che parlano delle novità in libreria, da una parte. Dall'altra è uno dei pochi siti che racconta in modo giornalistico quotidianamente quello che succede intorno al mondo del libro, quindi se magari tra chi ci ascolta ci sono anche dei giovani che sognano in futuro di lavorare nel mondo dei libri, sicuramente sul Libraio trovano tante informazioni utili, possono scoprire anche dietro le quinte di questo settore che è assolutamente affascinante, è un'industria unica nel suo genere, quella del libro. E non solo, però per i lettori invece ci sono tante opportunità sul sito, che tra
tra l'altro al Salone avrà anche una nuova applicazione, una nuova app che consentirà ad esempio di trovare tutti gli eventi letterari più vicini, e questa è un'opportunità che daremo, secondo me molto utile, molto concretamente utile per i lettori. Si possono individuare infatti grazie al nostro sito e grazie alla nostra app non solo gli eventi letterari più vicini, ma anche le librerie più vicine al posto in cui si è, e questo è un altro servizio gratuito che offriamo ai lettori e ai librai. È un servizio gratuito importante per tutti quanti, perché le informazioni non sono mai abbastanza. Antonio Prudenzano, l'attenzione sui libri nei giorni prossimi sarà sicuramente molto molto forte, per cui si discuterà sulla quantità dei lettori, sul numero dei visitatori al salone, che sono tutte cose importanti da un punto di vista matematico-statistico. Però conta molto di più il valore della sedimentazione, no? Dell'attenzione verso il libro, anche se sono molto importanti i numeri dei visitatori e così via. Ma sì, quello che... il più importante poi quanti di queste persone che verranno al salone, soprattutto in questo caso, visto che il salone è anche un'occasione importante per le scuole, far incontrare gli studenti il mondo del libro, quanti poi i futuri lettori possono crescere grazie a manifestazioni di questo tipo. E non a caso nel nostro stand, sia il giovedì mattina alle 11 sia il venerdì, ci saranno le due occasioni, due incontri a cui sinceramente tengo di più, quelli con le scuole, il giovedì quello con le scuole elementari e il venerdì con le scuole superiori. Non solo, ci saranno anche momenti di riflessione sulla lettura dal punto di vista degli addetti ai lavori, e il venerdì pomeriggio avremo infatti un importante appuntamento alle 14:30 in cui si parlerà di promozione della lettura che parte in famiglia, arriva a scuola, però deve continuare anche in altri ambiti. E a parlarne ci sarà ad esempio Montroni, il presidente del Centro per il Libro, o Luigi Spagnol, che è l'editore di Harry Potter, il presidente della Salani. Ci sarà anche un'autrice che è anche una giovane insegnante, che si chiama Giusy Marchetta, che per Einaudi ha scritto un saggio molto interessante e anche abbastanza provocatorio su questi temi, che si chiama Lettori si cresce. Lettori si cresce, mai come in questo caso è importante dirlo, perché questo non coinvolge solamente i bambini dicendo lettori si cresce, ma coinvolge tutti quanti, perché anche gli adulti o cosiddetti adulti dobbiamo tutti quanti crescere, e aprire un libro e leggere una riga, questo è già un fatto di crescita, è già una piccola rivoluzione all'interno della nostra vita. Grazie per il tempo che ci ha dedicato, però prima di salutarci, nonostante tutto il tempo che dedicate ovviamente alla preparazione al salone, c'è un libro che là magari sul comodino che aspetta di essere finito e lei non vede il momento di rilassarsi e chiudere la lettura di questo libro? In realtà ce ne sono diversi. E ad esempio in questo momento c'è un libro di Philip Roth, si chiama Lasciare andare, che voglio leggere da tempo, e in questo momento fa parte un po' di quella nuova tendenza di libri molto lunghi che negli ultimi mesi sono arrivati anche in posizioni alte della classifica, e quindi non vuol dire che questo dimostra che per molti lettori invece la lettura è anche un'attività che prende il tempo che si merita e a cui viene dedicato tanto tempo della propria vita. Comunque in realtà di libri che vorrei leggere ce ne sono sempre tanti, perché uno dei problemi che analizzeremo al salone è appunto la difficoltà di trovare il tempo per la lettura quando si è, soprattutto per chi poi è molto lavora in rete ed è spesso sui social network, l'essere bombardati letteralmente di contenuti, spesso anche contenuti molto interessanti, però la rete è forse in alcuni casi toglie il tempo alla lettura dei libri, per molti è così, per altri no. In realtà è interessante anche il dibattito su questo, ne parleremo anche al Salone del Libro in incontri specifici. Philip Roth con questa lettura, Lasciala andare, credo che sia l'ultimo libro, sempre edizioni Einaudi. È la seconda volta che questa mattina citiamo Roth, prima con un nostro ospite, con la straordinaria Pastorale Americana, e adesso quasi abbiamo chiuso il cerchio, no? Dalla Pastorale Americana a Lasciala andare, per la scrittura di Roth. Grazie ancora Antonio Prudenzano per il tempo che ci ha dedicato. Grazie, buon salone. Vi aspettiamo allo stand del libraio al salone. Buongiorno. Buona giornata a tutti.